Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it nel quale tutte le settimane commentiamo per lo più a pregiudizio i nuovi film in uscita al cinema in Italia e poi andiamo anche a chiacchierare dei... stavo facendo il professionale, mi sono incartato, vabbè, a chiacchierare di film usciti recentemente al cinema o direttamente in un video che abbiamo visto. Oggi in trasmissione c'è il trio dei deportati. Io, il deportato in Francia, Andrea Maderna, poi abbiamo il deportato in Lombardia, Stefano Talarico. Mamma mia, non me lo dire. Quello che probabilmente passa peggio di tutti. Bravo. Ti hanno deportato nell'umido. Sì. No, ma sai che in realtà siamo in quella fascia di giorni in cui si sta bene tra la morte e la morte. Ah, ottimo. Tra l'altro, a proposito di deportati nell'umido, c'è quello in Giappone, Alessandro De Luca. Ciao! Qua di luglio c'è un tempo di merda, ci sono i terremoti, i tifoni però sono finiti. Beh, guarda il lato positivo, non escono i film italiani. Quello sì. Purtroppo non escono i film italiani. Un saluto a tutti i registi italiani, sicuramente tantissimi che ci ascoltano. Allora, questa settimana, tra l'altro questa settimana a proposito di umido, questa settimana escono due film italiani, ma anche dell'America e addirittura della Germania. Si comincia con pensavo qualcos'altro. Anche volendo. Comunque si comincia con Alla ricerca di Dory, che nel mondo è uscito tipo a luglio, se non sbaglio. Sì. Ma arriva in Italia il 15 settembre. Perché ricordiamo che il concetto di summer blockbuster in Italia non esiste. Ma poi insomma d'estate i bambini li parcheggi in colonia e poi tornano a settembre per andare a vedere Alla ricerca di Dory. In colonia, dai parenti, la mamma che va a trombarsi il bagnino, per tutte queste cose, situazioni. Tra l'altro pare che sia molto molto bello. Tu l'hai già visto, Andre? L'ho visto, sì, a luglio. Non so se è molto molto... Allora, mettiamola così. Come seguito Pixar, secondo me, è più riuscito di, per esempio, Monsters University, che vabbè era un prequel, che non mi era piaciuto granché. Non ho visto Cars 2, ma do per scontato che questo sia meglio. Sì, infatti la domanda topica era: è meglio di Cars 2? Forse i migliori sequel Pixar sono i Toy Story, ecco. A me Toy Story 3 soprattutto era piaciuto tantissimo, però comunque sì, mi è piaciuto. Tra l'altro io non sono un fan sfegatato del primo Nemo. Bello, per carità, però non c'ero impazzito. Questo qua alla fine ha più o meno la stessa struttura, perché poi è andare alla ricerca di qualcuno, solo che qua appunto la protagonista... In realtà è più metafisico il titolo, perché tecnicamente sì, stanno cercando Dory, Nemo e suo papà, però lei in realtà sta cercando il suo passato e quindi se stessa. Esatto. Immaginavo che ci fosse questo risvolto freudiano. Sì, perché c'è il fatto che, ricorderete dal primo film, lei è il pesce che non ricorda una fava, non ha la memoria a breve termine. Tra l'altro è come io amichevolmente vengo chiamato Dory da mia moglie. Però c'è un evento che le fa ricordare che ho dei genitori, è vero, e quindi va a cercarli. E finisce poi dentro questo giga acquario, il che, se volendo, in realtà lo rende un po' meno fotocopia del primo film di quanto potesse sembrare. All'inizio sembra veramente uguale, ma poi in realtà invece che l'enormità dell'oceano si focalizza su questo parco acquatico all'interno del quale c'è, non so, il polpo che vuole scappare tipo fuga da Alcatraz e altre idee sfizios del genere. Io ovviamente l'ho visto in originale il doppiaggio è fantastico, cioè ci sono com'è che si chiama? Oh Gesù, Idris Elba e Dominic West che fanno la coppia di leoni marini con l'accento pesante di dove cacchio sono loro, The Cockney, e sono fantastici. E tra l'altro, io suppongo useranno la sua doppiatrice in italiano, perché c'è una gag legata a Sigourney Weaver che è fenomenale. Non sto a spiegarla, ma è fantastica. In generale il film secondo me è divertente, è molto azzeccato, ha i suoi momenti intensi, commoventi, perché il personaggio, c'è un momento in cui, non credo che sia uno spoiler, finalmente Dory trova quello che sta cercando, che è molto bello come è realizzato. Insomma, mi è piaciuto. Sicuramente rispetto... È più del filone Pixar avventurona casinista, che guarda che figata di idea, ti facciamo mezzo film solo su sta figata tipo Up
o Wall-E, che la prima parte è un po' più sperimentale. Qua è molto tradizionale come cartone animato americano pseudo disneyano, però bello, pieno di idee, divertente, visivamente pazzesco come al solito. Sicuramente merita, e ripeto, a me è piaciuto di più di Cars, non lo menzioniamo ma per sputarci, però mi è piaciuto più di Monsters University come ripresa di film, molto apprezzato. Vedremo poi come saranno. Stanno facendo anche il nuovo Toy Story, no? Mi pare che abbiano annunciato che fanno un nuovo Toy Story, sì. Con Andy che vende l'eroina, mi sembra. Sì, l'eroina si è animata. Si scopre come faceva vedere i giocattoli. Esatto. Che meraviglia. Come rovinare l'infanzia di tutti noi in una botta sola. Beh, dipende, però se già invece ti drogavi, non è rovina, anzi, ritrovi. Vabbè, comunque. E poi esce Fuck You Prof 2. Che tra l'altro... Allora, la cosa che ci sia un 1 è la cosa più... No, tra l'altro il primo lo stanno mandando su Sky Cinema in questi giorni. Sì, ma anche perché il primo è del 2013, ma in realtà in Italia c'è uscito l'anno scorso, tant'è che ne avevamo anche parlato. Sì, esatto. E quindi sono passati 2 anni in Germania, uno solo da noi. Quindi stavolta è sempre una produzione tedesca di 4 scatole. In realtà comunque non ne ho sentito parlare, ma io non l'ho visto il primo, onestamente, ma non ne ho sentito parlare poi così male. Pare che sia divertente, una commedia molto, molto acida, molto cattiva. Questo pare sia un po' meno bello dalle recensioni. Bisogna vedere quanti rientrano nella categoria c'è chi mangia la merda, che non me sì, per carità, però pare che in realtà alla fine non sia neanche malaccio. Sto seguito vanno in gita in Thailandia. Weila, turismo sessuale proprio. Suppongo ci saranno, visto che il tema è la cattiveria, suppongo le battute sul tema non si spera. Me l'hai già venduto. Ma adesso non vorrei farti andare. Quindi è questo il film del president, mi sembra di capire. Sì, assolutamente. Il film del president di questa settimana per cambiare un po' la per svecchiare. E attirare un nuovo pubblico, il presente questa volta, questa settimana lancia Fuck You Prof 2. Beh, attenzione, quindi anche una scelta particolare, partiamo dal seguito, il primo una scelta di rottura, non si sa di che cosa, ma di rottura. Chissà. Poi abbiamo questo Demolition trattino Amare e Vivere, che ovviamente... Ah, ma caspita, ma questo è... pure questo è vecchio, è vecchio almeno di un anno. Sì, è un film. Beh, in realtà cioè, l'anno scorso era in giro per festival. È uscito ad aprile, tipo in America. E infatti io l'ho visto ad aprile, se non sbaglio. Ma insomma, comunque l'ho visto quando è uscito in Francia. Adesso, onestamente, non mi ricordo quando si è verificato questo evento. Sì, ad aprile. È il nuovo film di Jean-Marc Vallée, che insomma, è diventato abbastanza famoso negli ultimi anni perché ha diretto prima Dallas Buyers Club e poi Wild, però insomma ha una carriera che dura dal 95 addirittura. Aspetta, Wild era? Era quello con Reese Witherspoon che si fa ok. Il sentiero. Non avevamo parlato male tra l'altro di Wild, mi sembra. Bello Wild, si è messo giustissimo. Ha pure fruttato qualche Oscar a qualcuno, mi sembra. Ma allora mi confondo, forse stavamo parlando della commedia con lei e la Vergara, forse. Avevamo parlato male di un film di Reese Witherspoon, però non mi ricordo. Sì, no, io suppongo non fosse questo, allora. No, ma tra l'altro anche Dallas Buyers Club a me era piaciuto. In realtà, però, io avevo visto Crazy nel 2005, quando ancora faceva i film in Canada, in francese, sto qua, ed era proprio, mi era piaciuto tantissimo, ed era proprio tutto altro stile, era un film completamente fuori di cozza come montaggio, scelte visive, eccetera, ed era questa storia di sto ragazzo che, tipo romanzo di formazione, 30 anni nella vita di sto qua, dall'adolescenza all'età adulta, molto molto bello. Il Valle di Wild dalla Sbarriers Club è un po' più inquadrato, secondo me, più, vabbè, facciamo i filmoni americani, tiriamo su qualche Oscar e così via. Tiriamo su anche qualche soldo, magari. Può anche essere, per carità. Questo Demolition è un film, è bizzarro, perché è sicuramente meno riuscito di Wild e Dallas Buyers Club, però c'ha 2 o 3 elementi che me l'hanno fatto piacere probabilmente più di quanto si meriterebbe.
Tra l'altro io l'ho visto senza saperne nulla, se non che c'era Jake Gyllenhaal con le cuffie nel poster. Che comunque è già un ottimo elemento per vendermi un film, di solito. Non tanto per le cuffie, ma perché c'è lui. No, perché c'è lui che a me piace molto. Lui è, secondo me, uno di quelli un po' sottovalutati. Sì, lui è molto bravo. Tra l'altro la scena con le cuffie è forse la più pacchiana del film, perché è la classica scena in cui ascolta la musica e si mette a ballare in pubblico, scatenando tutto il turmoil interiore che c'ha dentro. Salutiamo Spider-Man 3. Non è così grande. non è un brutto film, cioè, praticamente la storia è di lui che è questo banchiere, se non sbaglio, proprio all'inizio del film sua moglie muore in un incidente stradale ed è il classico film sul personaggio che fa fatica a elaborare il lutto, il dolore e trova modi per esprimerlo anche un po' bizzarri. Un po' risaputo, cioè nulla di mai visto prima, e anche dei momenti in cui appunto scivola un po' nel pacchiano, film indipendente col personaggio bizzarro, e trovate un po' da Sundance così. Però secondo me ha delle cose molto riuscite, che sono, intanto c'è un personaggio secondario che è questo ragazzo, appunto un adolescente che sta scoprendo la sua sessualità, e tutta la sua storiella è trattata molto bene, e lì si vedono un po' lampi del Vallée di Crazy. E questo me l'ha fatto piacere, perché io ricordo con grande affetto quel film, e in generale le piccole cose funzionano molto bene. È un film, secondo me, scritto non male. C'è Chris Cooper, che è sempre molto bravo e che interpreta il padre della moglie morta, quindi uno che se la sta passando benissimo anche lui, e i dialoghi fra lui e Jake Gyllenhaal sono alcuni fra i momenti più belli del film, con battute molto azzeccate e bravi loro due, intensi. Poi è comunque un film, e io questo lo apprezzo sempre, che riesce a trattare un tema comunque non dei più allegri, mettiamola così, perché un marito che perde la moglie e un padre che perde la figlia non è proprio l'allegria, no. Però riesce a farlo in maniera drammatica, anche melodrammatica se vuoi, ma senza rinunciare anche a scherzarci su e a farlo comunque con gusto. Per cui secondo me, tutto sommato, sapendo che è magari un film meno riuscito di quanto potrebbe essere, ha delle cose che meritano, e io sono contento di averlo visto, mettiamola così. Quindi è John Wick del Sundance. Ok, non lo so. È la citazione dietro al DVD box quote. John Wick del Sundance. E vabbè, adesso c'è il momento che aspettavamo tutti. Mamma mia. Guarda, no, vabbè, no, l'estate addosso io mi rifiuto. Il nuovo film di Gabriele Muccino. Sì, con la colonna sonora fatta apposta da Jovanotti. Cioè, io credo che queste due cose messe insieme siano proprio il buco nero della morte. Tra l'altro nel trailer la battuta sui gay che non dovrebbero capire italiano, invece lo capiscono e fanno quegli impetti. Cioè, veramente la merda in 3 secondi. Tra l'altro il ritorno di Muccino al cinema italiano, perché... ma poteva stare dove stava, cioè... in America l'hanno preso abbastanza pesci in faccia, quando era appena arrivato La ricerca della felicità, sì, era stato apprezzato. Ma stavo guardando, lui praticamente ha fatto La ricerca della felicità e 7 anime, 2 film americani, poi Baciami ancora in Italia, poi 2 film americani, e adesso di nuovo un italiano. Cioè, fa due. Ma speriamo che sia il preludio che se ne veda dal cazzo di nuovo. Ma Muccino non era anche quello che aveva rosicato tantissimo, che se avessimo la gente rosicano su Outcast Popcorn per le recensioni del film precedente, mi ricordo che aveva preso malissimo qualcosa del genere. Sì, vabbè, ma... Padri e figlie, credo che fosse, quello con Russell Crowe. Madonna. Tra l'altro è il periodo gorgo di merda di Russell Crowe, mi sembra pure. Beh no, calma, ha fatto The Nice Guys. Beh no, quel periodo là, sì, in effetti, dell'anno scorso comunque. Vabbè, l'estate addosso, coppia di gay a San Francisco. No, ti prego, dai, a posto così. No, in effetti... Ma trailer 4 minuti, ma sono pazzi! Sì. Non lo so, cioè per me c'è il grande ritorno, io questa cosa, perlomeno dei film italiani di Muccino che mi fa impazzire, è che tutti i personaggi parlano come se fossero dei quindicenni. Infatti, per me il primo film di Muccino dove i protagonisti erano 15 anni non era neanche male, perché era normale che parlassero così. Beh, hai capito che dove stava l'anomalia, hai detto, vabbè, però... Sono sbagliati, quindi, cioè, gli adulti che frequenta Muccino o quelli che frequento io.
perché è evidente che c'è una disconnessione fra come parla la gente che frequento io e come parla la gente che frequenta Muccino. Però insomma, dopo aver letto certe cose di Muccino, secondo me allora, c'è da dire che comunque Muccino è sempre... allora, sai qual è il problema? Che 10 anni fa, ma anche 5 anni fa, di Muccino potevi dire comunque una cosa: cazzo, in Italia possono piacerti o non piacerti i suoi film, a me in realtà un paio dei suoi primi film sono piaciuti anche molto, però uno che gira come lui è difficile trovarlo, solo che 10 anni fa oggi ce n'è e quindi che cazzo vuoi, Muccino, per dirla proprio così, per dirla con un francesismo, per dirla come un personaggio di Muccino, esatto. Ma quindi quando chiede un personaggio chiede dei soldi all'altro, gli dice: ma scusa, ma c'hai un deca? Usano questo linguaggio, non so se giovanile, ma lo fanno anche i dirigenti d'azienda, però. Okay. Il che dimostra che probabilmente sono realistici gli adulti di Muccino. Capivi? Mamma mia. E invece poi abbiamo Giuseppe Piccioni con questi. Infatti prima ho riso perché mi stavo portando avanti con IMDb, ho visto Giuseppe Piccioni, ho riso e ho chiuso la tavola. Scusate, comunque nel film di Muccino c'è Scott Bakula, diciamolo. Cazzo. Oh signore, perché, certo. Giustamente è ambientato a San Francisco, per cui quindi è un po' l'unione dei due mondi, è il Muccino italiano e il Muccino americano che si incontrano. Sì, e anche dovevo pagare fortissimo delle scadenze. Vabbè comunque zollare il prato. Comunque c'è questi giorni, a proposito di registi italiani che 20 anni fa lui, direi quasi, erano Piccioni. Che dire, erano 4 anni, era un po' che non dirigeva, sì, no, 4 anni. Ma guarda, non so neanche chi sia. Vabbè, perché tu sei troppo giovane, Dio, non è che sia proprio... È del 53 Piccioni, quindi non riesce neanche a rientrare nella categoria molto ampia dei giovani registi italiani. No, sì, esatto. Però il suo primo film è dell'87, cioè capisco che non sia esattamente... Ah, Grande Black me lo ricordo. Ma è lo stesso di un Piccione riflette seduto su un ramo. Quel film non è italiano. No, lui era il protagonista. Ah, è il Piccione. Che riflette sull'esistenza. Comunque, ovviamente c'è Margherita Bui. Grande! Non lo so, cioè... Vedi, i film di Giuseppe Piccione con Margherita Bui mi riportano ai tempi in cui i bei film italiani erano una cosa diversa dai bei film italiani di adesso, non saprei come altro. Siamo nel periodo in cui andavo alle medie, anche. Beh, effettivamente ci può stare. Quindi noi andavamo all'università se tu andavi alle medie, bastardo. No, io andavo alle medie. Sì, infatti, l'ho buttata proprio sul tragico. Vabbè, comunque, storia di 4 ragazze, amicizie, contramicizie, viaggi. Viaggi, non vogliamo sapere che tipo di viaggio. Se viaggi a Belgrado addirittura. Niente. Anche lì, un pochino di turismo sessuale secondo me ci esce. Volevo poter dire ne parlano bene, ma ho aperto un paio di siti a caso e ne parlano male, quindi andiamo avanti. Molto bene, eccellente. Ma invece di questo come ne parlano? Allora, perché... Trafficanti, titolo originale War Dogs, che è il nuovo film di Todd Phillips, ovvero l'uomo che ci ha... regalato Una notte da leoni, però poi ha insistito con Una notte da leoni 2-3. Che non benissimo. No, più che altro... È il nuovo film con Miles Teller, che come sappiamo tutti funziona solo quando interpreta Miles Teller, e questo è un film di trafficanti di droga, quindi secondo me... Sì, ci sono Miles Teller e Jonah Hill nel ruolo di due armata brancaleone del traffico d'armi, fondamentalmente. Due che, almeno guardando il trailer, si capisce che questi due fanno una proposta al governo americano per un appalto d'armi e lo ottengono perché, come dei coglioni, hanno proposto tipo 50 milioni di dollari in meno rispetto alla seconda offerta. E che quindi parla, cioè, è una commedia che parla di traffico d'armi, il Pentagono che vende armi agli alleati in Afghanistan e così via, quelle cose. Commedia un po' cazzara, ma che affronta un tema anche interessante e serio. Onestamente non so se sia basato su una storia vera. Sto guardando...
Sì, basato sulla storia vera, sì. Ok, vedi. Ma sì, mi dava un po' quell'idea. Sembra divertente. Insomma, i due protagonisti non sembrano bravi, anche se vabbè, poi il film la butta molto sulla cazzonaggine e del resto, considerando il regista, non è che ti puoi aspettare che prenda l'argomento sul serio. Tra l'altro, Jonah Hill è tornato al formato balena, per l'occasione. Cioè, è ingrassato un botto in sto film, sì. Era dimagrito ultimamente, ma niente... non ce la può fare. Ricordiamo comunque che è il regista di Road Trip, non mi ricordo come si chiama il film, Old School, con Will Ferrell che torna, Vince Vaughn e Luke Wilson che tornano all'università nella loro... Quello me lo ricordo, stupido ma guardabile, tutto sommato. Sì, sì. Poi ha diretto Starsky Hatch. Ma è Todd Phillips. Sì, poi ha diretto Scuola per Canaglie, che non so neanche cosa sia. Ma veramente? Sì. Mamma. E poi Una notte da leoni, Parto col folle, Una notte da leoni 2, Una notte da leoni 3. Mamma mia la monnezza che ho fatto, sempre per cercare fuori. Insomma, sto tal film... Ah no, ma dai, Road Trip è un filmone, me l'ero scordato. No, il filmone avrei da ridire. rischia di essere il suo film più bello. A me comunque il primo La notte da leoni era piaciuto, però... Beh, no, sì, no, il primo Hangover è bello, è divertente. Okay, il primo, di quanti anni fa stiamo parlando? No, certo. 2009, ridendo e scherzando, sono solo 7 anni. Scusa se è poco. L'avevo visto a Berlino. Ero in vacanza e l'ho visto in un cinema a Berlino. Pensa. No, e due giorni dopo ho visto Public Enemy. Minchia, mattonata 3 ore. Ma molto bello, ma un po' mattonata. No, quello di Michael Mann, non quello. Ah, ok. Vabbè, comunque, c'è 60 di Pomodorometro. Voglio crederci, vado a vederlo nei prossimi giorni. Quindi voglio crederci. Ma no, ma sì, ma Interstellar c'ha quel fascino un po' da stronzo che tutto sommato dice... Vabbè, sì, dai, anche se fra i due sembra essere quello un po' più sfigato come personaggi del film, mentre Jonah Hill è il casinista che crea i bordelli e le situazioni discutibili. Comunque, vabbè, sembra divertente. Alla ricerca di Dory è probabilmente il film... strettamente più migliore, per dirla come se fosse un personaggio di Muccino, esatto, della settimana. Però anche questo Trafficanti e Demolition c'hanno i loro perché. Sugli altri non ma mi quindi al President cosa ci mettiamo? È dura, eh. Secondo me un po' Demolition. Sì, probabilmente Demolition perché non si fidano di Muccino. Però ci potrebbe andare Madonna. Questi giorni, attenzione, il cinema italiano impegnato... Madonna. Prima di chiudere segnalo che esce in un video in vendita, non so se fosse già disponibile a noleggio, Time Lapse, che è un film uscito l'anno scorso in America, che io ho visto 2 anni fa perché si girava i festival del fantastico planetari, ed è una storia sui paradossi temporali. Se non volete saperne un cazzo, volete vederlo senza sapere niente, fermatevi qua. Però dico due cose, che io l'ho visto senza saperne niente, che è sempre divertente su questo genere di film. È un piccolo film di fantascienza indipendente, non ci si aspetti chissà quale capolavoro. Però ho fatto bene, scritto bene, divertente, in cui in pratica c'è un trio di amici, 2 uomini e una donna. La donna è Danielle Panabacher, chi segue il telefilm Flash sa chi sia, che... si accorgono che in un appartamento di fronte a loro c'è un grosso macchinario, che poi scoprono essere una macchina fotografica, con l'obiettivo puntato sulla loro finestra del salotto, che hanno questo finestrone enorme. E ovviamente loro le cose le scoprono mano a mano, però fondamentalmente quello che scoprono è questa macchina butta fuori delle foto tipo Polaroid, che mostrano quello che viene ripreso dalla macchina fotografica allo stesso orario 2 giorni dopo, perciò quello che succede 2 giorni dopo allo stesso orario in cui la macchina fotografica scatta la foto. Quindi vedi il futuro, in sostanza. E chiaramente da lì poi nascono tutta una serie di situazioni, perché c'è quello che dice, vabbè, io sfrutto questa cosa per far soldi, vi mostro nella macchina fotografica i risultati delle partite, poi guardo la fotografia nel passato, ci scommetto su e vinco. E gioca con paradossi temporali, con le cose tipo, tu magari guardi la fotografia, però non è detto che la interpreti bene. Faccio un esempio che non credo ci sia nel film, è tipo la prima cosa che mi viene in mente. Nella foto vedi una macchia rossa, pensi che sia del sangue, però può essere del pomodoro, della vernice, vai a sapere, e magari tu cerchi di fregarla perché è una macchia di sangue, la replico con la vernice, ma che ne sai, magari era in partenza una macchia di vernice, cioè è possibile cambiare il futuro conoscendolo, vai a sapere, o magari proprio tentando di cambiarlo finisci per generare gli eventi che poi sono quelli della foto, e quindi gioca su queste cose qua, è fatto bene, è divertente, molto ai confini della realtà, il vecchio telefilm, anche
come finisce l'episodio, c'è un finale che fa molto ai confini della realtà. Bello, lo consiglio, se non l'avete ancora recuperato, è disponibile adesso anche in italiano, quindi è maggior ragione. Una domanda che non ha senso, è più bello o più brutto rispetto a Predestination? È diverso. Te l'avevo detto io. Allora, è meno contorto, è più, okay, è più semplice come struttura anche dei paradossi temporali, gioca più sul pensi che succederà sta cosa, invece la foto in realtà mostrava questo, te l'ho messo al culo. Okay. E forse anche meno ambizioso anche a livello visivo, è proprio più filmetto indipendente fatto con quattro soldi, però curato. Però no, beh, cioè, è bello. Siamo lì. È sfizioso. Spiritualmente siamo lì. Volendo, sì. È anche diverso come tono, perché cosa? Vabbè, sì, questo tono da meno drammone, sì. Mentre questo è più paranoia, più piccoli omicidi tra amici, c'ha quel stile là, i tre che iniziano a... si vogliono bene, però poi iniziano ad andare uno contro l'altro, succedono cose. Fico, spero che arrivi... da qualche parte nel magico mondo del digital delivery legale. Magari spunta prima o poi su Netflix. È il classico film che finisce su Netflix americano. Non so se su quelli, perché su Netflix americano c'è, cioè, l'80% dei film sono queste cose qua, i filmetti indipendenti. Sì, sì. Ma ora poi con le VPN stanno cominciando a fare i fastidiosi. Io non riesco più a collegarmi con quella che ho io. Quello americano ancora un po' si... vabbè, è un po' un disastro. Vabbè, comunque. colpo di scena, prima di chiudere, è apparsa questa notizia che Benicio del Toro forse sarà nel nuovo Predator. Giusto? Sì. È un remake che praticamente io non lo sapevo che fosse in lavorazione sto remake reboot della serie Predator. Non dovrebbe essere un remake, dovrebbe essere una roba tipo rilanciamo la serie, però non senza rifare il primo film, senza necessariamente negare quello che succede nel primo film, tant'è che per un po' si è parlato che non è neanche da escludere che torni Arnold nel suo vecchio ruolo. Grande! Ma del Toro fa Predator? O... No, in realtà la notizia è proprio... Variety ha detto che Benicio del Toro sta discutendo con la produzione per un ruolo nel remake di Predator, ma del film non si sa veramente un cazzo. Si sa che c'è dietro Shane Black. Sì, che tra l'altro ha scritto col suo compagno di Mille Avventure, Fred Decker, quindi dovrebbe essere garanzia di qualità. E lo dirige proprio Shane Black, che esatto. Il creativo dietro è valido. Però appunto non si sa nient'altro di questa cosa qua. Sì. Però è interessante che ci sia il faccione di Benicio del Toro get to the choppa! Con la che fa, sì, che fa, che tra l'altro io dico sempre scherzosamente che interpreta Benicio del Toro in tutti i film. Sì, infatti, sì. Sarebbe bellissimo vederlo, tipo veramente che fa preda. questa sorta di narcotrafficante bizzarro dietro la maschera qui. Tra l'altro Shane Black era uno degli attori del primo Predator. Era il soldato con gli occhiali. Che tra l'altro Shane Black non è neanche un ometto piccolo, però lì in mezzo sembrava lo sfigato Mingherlino, perché era tipo circondato dal decano. Quello con la radio? Quello che è con la radio? Non mi ricordo se era quello con la radio, comunque era quello che aveva gli occhiali. E su questa notizia bomba... No, tra l'altro, no, io volevo anche segnalare, oggi cos'era? Non mi ricordo se l'ha postato su Facebook di Romolo... o il Paccaro, oppure quale dei due Paccari l'ha postato, perché alla fine hanno paccato entrambi oggi, quel video sulle colonne sonore dei film di Marvel, che se sapete l'inglese mettiamo il link in scaletta, secondo me ne vale la pena di guardarlo, al di là del fatto che magari è un'interpretazione, si può dire che sia meglio sia peggio, è un punto di vista. Praticamente l'inizio è, perché vi ricordate le colonne sonore, qualche pezzo delle canzoni, delle colonne sonore di Guerre Stellari, Harry Potter, Il Padrino, per dirne, ce ne sono. E poi diciamo, vabbè, certo, e cominciano a fischiettarle, intervistano gente, le fischiettano, le canticchiano più o meno tutti, e poi ve ne ricordate qualcuno dei film Marvel? E nessuno se ne ricorda nessuno. E poi il film il filmato, cosa sono, una quarto d'ora, 12 minuti, mi ricordo quanto dura, una decina di minuti abbondante, in cui spiega perché c'è questa tendenza ad avere colonne sonore sempre più anonime nei film moderni e soprattutto nei film Marvel in questo caso,
Perché poi tendenzialmente fanno vedere come si tendono ad assomigliarsi tutte. La parte in cui mostrano come si somigliano è terribile, perché cazzo, sono identiche alcuni pezzi, letteralmente. Ci sono un po' rimasto male quando fanno vedere quello di Mad Max, te lo confesso. Il pezzo di Brothers in Arms confrontato, non mi ricordo quale altro pezzo. Però no, è interessante. Poi mettiamo il link in scaletta. E se sapete l'inglese, perché è tutto, se non sbaglio, i tizi che l'hanno girato sono australiani, quindi l'accento. Quindi dovete sapere l'australiano. No, no, però non so, gli accenti poi, se uno da dire sono l'inglese, però poi l'accento è un po' diverso, farci l'orecchio non è sempre, come tu mi insegni quando ci postiamo i video di gente che parla con accenti bizzarri. Però loro questo fetish bizzarro degli accenti. Devo andare a ricercare quelli dei due scozzesi che si insultano sul tempo. Vabbè, ma per quello poi ci sono i ricordi di Facebook, quando ti arrivano, poi ridi per 20 minuti. E comunque sì, ne vale la pena, lo linkeremo. Beh, va bene, ok. E con questa notizia bomba. Quindi andate a vedere su outcast.it il post dell'episodio, dove troverete il video di cui abbiamo parlato adesso. Andate anche a dare un'occhiata, oltre che ad outcast.it, dove ci sono tutte le puttanate che scriviamo, anche a theshelter.online, dove ci sono altre puttanate scritte da gente che collabora con questo podcast. E niente, un saluto da Stefano Talarico. Ciao. Alessandro De Luca. Ciao. E da Andrea Maderna, ci risentiamo la prossima settimana.